Siamo con Fabien e vogliamo parlare un po' del 1º maggio per gli immigrati, in particolare quelli africani, come si parla delle Afriche libere. Che cosa ci puoi dire? Prima di tutto mi fa molto piacere che questo 1º maggio, festa dei lavoratori, sia dedicato agli immigrati. In secondo luogo, mi fa piacere che sia dedicato alle Afriche, all'Africa, agli africani, perché in quanto africano so che è uno dei motivi primari che ha ogni africano quando viene in Italia e a Bologna in modo particolare. Io quando venivo in Italia avevo in testa il lavoro. Noi tutti quando veniamo in Italia abbiamo in testa l'idea di una vita migliore e per arrivare alla vita migliore bisogna passare attraverso il lavoro. Purtroppo in questa piazza oggi, che è la festa dei lavoratori e in particolare i lavoratori immigrati, non tutti gli immigrati che sono qua sono lavoratori. Ci sono molti immigrati che sono potenziali lavoratori, quindi gente del sogno di avere un lavoro. Quindi è anche per loro la festa di coloro che sperano di lavorare. Ma allora, come per lavorare bisogna avere i permessi di soggiorno, tutte queste cose. E come con la nuova legge che hanno proposto i politici, che ne pensi se dobbiamo paragonarlo con quella Bossi-Fini? In un primo momento penso che sia una buona legge, penso che sia una buona legge dal momento in cui stacca l'immigrato, stacca il permesso di soggiorno dal lavoro e dà l'opportunità a chi perde il lavoro di prendere un anno di tempo per trovare un altro lavoro ed eventualmente prendere un permesso di soggiorno. Prima con la Bossi-Fini la cosa disastrosa che c'era era il fatto che un immigrato non era considerata una persona che migrava per diversi motivi, però era considerata un lavoratore, cioè nella logica della schiavitù, perché lo schiavo veniva riconosciuto se lavorava, solo in quanto tale era conosciuto. La Bossi-Fini metteva l'immigrato in quella condizione dove se lavoravi eri una persona che potevi accedere a quei minimi di diritti che ci sono. La nuova legge, fa una cosa bella, staccando il permesso di soggiorno dal lavoro, pur mantenendo qualche piccolo riferimento, però un passo in avanti. Ma nella nuova legge non ci può anche essere un inganno. Appunto, dicevo, in realtà non ho capito se c'è la reale intenzione di affrontare il problema dell'immigrazione in questo paese, però incoraggiamo questi primi passi che sono positivi, per quanto non hanno completamente quella logica di voler chiudere, di voler affrontare definitivamente il problema, perché noi sappiamo che gli immigrati vengono qua per diversi motivi. Uno, per cercare lavoro, due, per cercare una vita migliore, tre, per andare semplicemente in un altro paese che per tanti anni i paesi europei hanno detto ai nostri paesi che la vita migliore era quella che vivevano loro, quindi anche solo per quella curiosità. Quindi riteniamo che l'immigrato debba essere riconosciuto. Quando gli occidentali venivano in Africa non avevano bisogno di passaporti o di permessi di soggiorno. Venivano e basta, anzi venivano e prendevano tutto quello che potevano prendere, rovinando anche le nostre culture locali. E poi credo che la fortuna del popolo africano è che non c'è un rancore particolare nei confronti degli occidentali, c'è ammirazione stranamente. Quindi spetta agli occidentali decidere davvero di affrontare con sincerità le problematiche degli immigrati africani che hanno voglia di integrarsi e che richiedono di essere riconosciuti i diritti in quanto esseri umani uguali a tutte le altre persone, con la
una grandissima semplicità, senza prepotenza. Grazie Fabien.